Ragazzi e ragazze, besti di YouTube Italia, sono Davide Giovanni e oggi siamo qui con una nuova farm di Ognis, versione Bedrock Edition. Difatti questa farm l'avevo già portata sul mio canale YouTube settimana scorsa nella sua versione Java Edition e molti mi hanno chiesto anche la versione Bedrock Edition. La farm di Ognis è ottima perché vi permetterà di ottenere centinaia di migliaia di item di carne cotta di maiale e di pelle. Questa qua è la versione Bedrock Edition che richiederà dello spawn proofing, come potete vedere lì in basso a destra. Se invece avete bisogno della versione Minecraft Java, vi lascio il video qui in alto a destra. Detto ciò, vi ricordo che la farm è di CZ Plays, quindi passate anche dal suo canale per vedere i video originali in inglese. E detto ciò, possiamo iniziare subito con il tutorial. Questi qui sono gli item di cui avremo bisogno per costruire la farm. I blocchi possono essere di qualunque tipo, l'importante è che non siano infiammabili. Le botole possono essere di qualunque tipo. Il vetro può essere di qualunque colore. In questa farm vi farò vedere un sistema di killing che utilizzerà il campfire. Se però utilizzate gli soul campfire, la farm sarà più efficiente. Inoltre in questo tutorial vi farò vedere un sistema di storage con soltanto due casse. Ovviamente poi potete farlo grande quanto volete. Per quanto riguarda le slab, anche in questo caso potete scegliere qualsiasi materiale purché non sia infiammabile, e il numero è estremamente indicativo dal luogo in cui vi trovate. Infine, per quanto riguarda i warped fungus, dovete necessariamente utilizzare questi qua, non potete utilizzare i funghi rossi. Inoltre, se non avrete un elytra, avrete anche bisogno delle ladder per poter raggiungere il punto di FK della farm. Per prima cosa bisognerà quindi trovare il luogo adatto. Questo sarà una grossa pozza di lava all'interno di un bioma di Crimson Forest. Mi raccomando, deve essere necessariamente Crimson Forest, perché altrimenti gli ogli non spawneranno altrove. Inoltre assicuratevi che ci sia più area libera possibile qua in cima. Più sarà libero qua in cima e meno dovrete spawnproofare in futuro. Inoltre fate attenzione a non confondere la Crimson Forest, che come vedete ha queste particelle nell'aria, con un bioma di Nether Wasteland, che come vedete non ha queste particelle in aria. La differenza sta nelle particelle, mi raccomando fate attenzione. Per prima cosa prendiamo i blocchi da costruzione e li utilizziamo per spostarci verso il centro del lago, e mi raccomando cercate di spostarvi di almeno 50 blocchi, in questa maniera avrete meno terreno da dover spawnproofare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 46, 47, 48, 49, 50. Una volta che saremo arrivati al centro, assicuratevi che ci sia ancora la nebbia rossa e questo effetto particolare, che quindi siate all'interno del bioma giusto. Fatto ciò, ci alziamo di 45 blocchi verso l'alto, e se non avete un elytra mettete anche le scale in questa maniera qui. Ora salite fino in cima a questa piattaforma e andate a mettere un blocco qui davanti, due blocchi da ogni lato, e create questa piccola piattaforma 2x5. Fatto ciò, andiamo a piazzare una cesta doppia in questa posizione qui. Fatto ciò, andate a posizionare un hopper dietro la cassa. L'hopper deve puntare contro la cassa in questa maniera qui. E andate a posizionare di nuovo uno stesso pattern di blocchi che abbiamo posizionato prima, quindi un'altra piattaforma 2x5. Sopra questa piattaforma, in questa posizione qui, andate a mettere una rotaia con sotto una leva per energizzare la rotaia, e shiftandovi andate a mettere anche tutte le altre rotaie in questa maniera qui. Se vedete che in questa zona qua le rotaie si attaccano tra di loro, fate così. E non avrete più problemi. Fatto ciò, andate a mettere i campfire sopra le rotaie in questa posizione qui. Ora andate a mettere qui davanti 5 blocchi di vetro, e sul resto andate a mettere 2 blocchi solidi in quella posizione qui, altri 5 blocchi lì dietro e altri 2 in questa posizione qui. Fatto questo anello, andiamo ad alzarlo di 22 blocchi da tutte le parti. Inoltre assicuratevi anche di essere a questa altezza. Se siete a questa altezza vuol dire che avete fatto tutto quanto giusto. Ora andate a mettere 4 blocchi in ogni angolo e allargate la piattaforma di 5 blocchi in tutte le direzioni, e chiudete la piattaforma. Fatta la piattaforma, andiamo a prendere i funghi e la terra. Rompiamo un angolo e posizioniamo un blocco di terra qui e ci mettiamo un fungo. Poi saltiamo 3 blocchi e lo rifacciamo. Poi saltiamo altri 3 blocchi, ne mettiamo un altro. Saltiamo altri 3 blocchi, mettiamo un altro blocco. Saltiamo altri 3 blocchi, mettiamo un altro blocco con fungo. Questa cosa la facciamo ad entrambi i lati. Fatto ciò, contiamo 6 blocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E rompiamo i 2 blocchi in corrispondenza della kill chamber. Mettiamo 2 blocchi di terra, 2 funghi sopra, e facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Fatto questo, andiamo a mettere un muro di vetro, altro 2 blocchi, attorno a tutta quanta la farm. E infine andiamo a posizionare uno strato di botole per chiudere il tetto. Fatto ciò, andiamo a mettere 5 botole da questo lato e altre 5 botole da quest'altro lato, e le andiamo a aprire.
Queste botole serviranno a convincere gli Oglin che qui ci sia un blocco solido intero, quindi cercheranno di camminarci sopra cadendo. Fatto ciò potrete uscire dalla farm, e questo è l'aspetto che dovrà avere. Ora dovrete prendere le slab e rendere spawnproof tutte le aree entro 50 blocchi dalla farm. Questo sarà un procedimento molto lungo e tedioso, ma renderà sensibilmente più efficiente la vostra farm. Ricordatevi di piazzare gli slab nella parte bassa del blocco e di chiudere veramente ogni buco. Inoltre, nel tutorial mi sono dimenticato di dirvi che ogni volta che volete utilizzare la farm dovrete andare a ridurre dalle impostazioni del gioco, quindi dal menu di pausa, impostazioni di gioco, dovrete andare a ridurre la distanza di simulazione al minimo possibile, quindi 2 chunk. Questa cosa viene fatta per andare a spawnproofare soltanto 50 blocchi intorno alla farm, altrimenti se non volete fare questa cosa dovrete spawnproofare nel raggio di 320 blocchi, quindi capite bene che non vi conviene non abbassare la distanza di simulazione, quindi semplicemente l'abbassate quando venite a farmare la farm, poi quando avrete finito la rialzate e non avrete nessun tipo di problema. Una volta che avrete reso tutto quanto spawnproof, come potete vedere, gli Oglin inizieranno a cadere veramente a decine e decine, procurandovi tantissima carne e tantissima pelle. Quindi se questo video vi è piaciuto vi ricordo di mettere like, commentare, ma soprattutto condividere il video. In questo periodo è veramente molto importante che condividiate i video per aiutarmi. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di passare da Telegram, Instagram e TikTok se ancora non l'avete fatto, perché lì porto tantissimo contenuto extra. Vi ricordo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi mai nulla. In questo periodo difatti ho iniziato ad aumentare il numero di video e presto probabilmente arriverà anche un secondo canale. Infine vi ricordo di fregare la betulla e tanti saluti.